Oggi facciamo festa riconoscenti al Signore per il dono di questa chiesa, intitolata San Pio X e alla Beata Vergine Regina nel cinquantesimo anniversario della consacrazione avvenuta il 15 aprile 1972, quando Monsignor Antonio Mistro Rigo. Allora, Vescovo di Treviso consacrò l'altare e la Chiesa alla presenza di tutta la popolazione, ed essendo parroco Don Beniamino Fantinato. È una ricorrenza straordinaria per riscoprire le proprie radici di fede. È importante per una comunità fare memoria del proprio passato per non perdere la propria identità. E guardando la costruzione di questo tempio innalzato con i sacrifici di tutta la popolazione, si può cogliere questo messaggio da parte di una comunità ricca di fede, di grandi slanci di generosità, talvolta capace di forte dialettica e anche di polemica, ma sempre consapevole della propria identità parrocchiale. Grazie alla generosità di tutta la comunità, oggi i fedeli di Massanzago possono pregare e raccogliersi in un tempio che racconta questa storia di fede. A perenne memoria di questo cinquantesimo anniversario, visto che la chiesa di San Pio X ne era ancora priva, il parroco, assieme al consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio pastorale degli affari economici, ha commissionato la ditta Zurigo Marmi di Rigo Davide un nuovo fonte battesimale con basamento a forma di croce e la vasca di marmo dove sono incise delle parole greche luce e vita per ricordarci che Cristo è la luce e la vita. Il fonte battesimale è tra le parti più importanti della Chiesa, in quanto si celebra il battesimo, primo sacramento in forza del quale i bambini rinascono a vita nuova come figli di Dio per adozione. E ora desideriamo ricordare e celebrare questo mezzo secolo di vita parrocchiale con un video, anche se non è stato facile per brevità mettere in ordine cronologico di importanza 50 anni di vita parrocchiale e scegliere i fatti più significativi dal contenuto religioso e sociale. L'idea di una nuova chiesa a Massanzago cominciò a concretizzarsi agli inizi degli anni 50 del secolo scorso, poiché l'antica parrocchiale di Sant'Alessandro aveva bisogno di urgenti restauri e inoltre era decentrata rispetto al centro del paese e non più in grado di contenere il numero dei fedeli. L'allora parroco don Ugo Toniato non era favorevole all'idea di una nuova chiesa e passò la mano a don Beniamino Fantinato, che fece il suo ingresso in parrocchia il 20 dicembre 1953, con il mandato del vescovo di costruire il nuovo tempio. Fu individuato subito il sito dove far sorgere la chiesa. E il 10 giugno 1956 fu posta la prima pietra da Monsignor Egidio Negrin, vescovo di Treviso. La chiesa San Pio X sorge al centro del paese di fronte alla settecentesca villa Baglioni, attorniata da una vasta piazza che inizia dalla strada provinciale Noale Campo San Piero e che dà pieno risalto al nuovo edificio a pianta centrale. Si innalza sopra un basamento di pietre squadrate di Conco di Asiago. Su cui poggiano le murature perimetrali del vano centrale ed i locali accessori eseguite tutte in mattoni faccia vista. Il complesso si presenta all'esterno felicemente movimentato, originale nella forma e vivo nel colore rossigno del mattone. Il progetto dell'architetto Fausto Scudo di Crespano del Grappa L'interno della chiesa presenta anch'esso una spaziosa grandiosità. La sua forma planimetrica fu impostata su due triangoli equilateri i quali hanno due vertici smussati, dove si trovano gli ingressi secondari ed uno a semicerchio per la formazione del presbiterio e dell'abside, al cui centro è collocato il marmoreo altare maggiore, ideato dallo scultore Andreose di Bassano del Grappa. Al presbiterio di metri quadri 140, dal bel pavimento di marmi, si accede dall'aula dei fedeli mediante due gradini di marmo e passando sotto un ampio arco trionfale. Ricavato nella muratura centrale. Dietro l'altare, opportunamente collocato, corre un locale semicircolare ad uso di cantoria. L'aula è tutta a mattoni faccia vista. Come l'esterno, solo la parte absidale è stata affrescata ad inizio anni 90. Le pareti sono interrotte ai due lati da ampie e ben proporzionate nicchie per eventuali altari. Vi sono ancora nei lati piccole aperture per confessionali e da fianco dell'ingresso principale una cappellina rotonda, coerente col resto dell'edificio, allora predisposta per il battistero. Sopra il portale principale campeggia un'ampia vetrata al cui centro domina una croce in vetro colorato. Da esse entra luce che illumina direttamente l'abside. Si ricorda il nuovo controsoffitto, resosi necessario per migliorare l'acustica della sala e per nascondere alla vista la struttura metallica di copertura. In tempi recenti, nel 2016, è stato realizzato un sistema a cappotto prefabbricato con finiture in mattoni faccia vista per risolvere i problemi di infiltrazione lungo le pareti, la cui causa principale del degrado è da ricondursi al tipo di muratura eseguiti con mattoni forati. Poste le fondamenta, i lavori rimasero sospesi per alcuni anni e ripresero solo nel 1970, grazie all'indomita volontà di Don Beniamino e dell'apposito comitato. Che Don Beniamino ha fatto eleggere il nuovo comitato Nuova Chiesa. Cioè, era presidente, era chiaramente Don Beniamino in qualità di parroco pro tempore, vicepresidente era Novello Giuseppe Beppi Scavin che era poi la forza irruenta del Comitato. No? Poi c'era la forza del braccio, di era Tullio Carpin. E per ricordarli un po' tutti, diciamo, da Luigi De Marchi, da Orfeo Zanon, da Dino Bortolato, l'ultimo che è mancato dei componenti del Comitato, Carletto Carpin, Angelo Malvestio. Inizialmente, c'era diciamo, un po' Il contrasto fra il comitato e il comitato aveva l'intenzione di agire in una certa maniera, il parroco in un'altra, ma comunque erano costretti ad essere uniti dal fatto ultimo, cioè la costruzione della Chiesa. Don Beniamino ha proposto e difeso in maniera anche abbastanza energica l'intotorazione a San Pio X. L'ha proposto anche perché ricorreva l'anniversario della santificazione di San Pio X. C'era una raccolta fondi per ogni famiglia una volta al mese. I membri del comitato passavano per le famiglie, prendevano questa offerta, con il contributo dello Stato di 27 milioni e poi dovrebbe esserci stato anche un piccolo contributo da parte del Comune di Massanzago, in quei tempi. contributo che siamo, abbiamo corso un grosso rischio di perderlo perché il Ministero degli Interni aveva stabilito sì il contributo per la costruzione di nuove chiese, però su nuovi quartieri, non dove c'era una nuova chiesa. E poi il contributo non indifferente appunto della popolazione che ha reagito in maniera favorevole. E noi, per ultimo, per pagare gli ultimi, cioè gli ultimi interventi, c'è stata una fideiusione della Curia per un prestito bancario. Abbiamo assunto un mutuo e che è garantito dalla diocesi. Inoltre l'allora sindaco, il commendatore canonico, è stato nominato da Don Bignamino presidente onorario del Comitato Pro-Erigenda Chiesa, che è stato lui poi che mi ha coinvolto personalmente mi dicendomi tu devi fare il segretario del Comitato. Io non sono stato eletto da nessuno, sono stato proprio chiamato da Canonico. Dal commendatore canonico e accettato dagli altri, da Don Beniamino. Ma sì, aneddoti ce ne sarebbero tanti, diciamo che ce n'è uno in particolare che è piacevole. Allora, guardando l'altare che è stato offerto appunto dal commendatore canonico a ricordo della moglie Flavia, che è deceduta nel 1970, se non sbaglio, lui ha chiesto di al posto dei fiori tutti eventualmente ci fossero delle offerte a favore dell'eventuale messa in opera del nuovo altare per la Chiesa. E quando è arrivato l'altare, io ero qui, ho guardato col professor Andreose di Bassano del Grappa, che era il cultore che ha creato l'altare, e guardo i bambini, i, i tre pastorelli, e dico, ma professore, ma i tre pastorelli quanti erano? erano tre ma erano maschi femmine come erano ma lui mi dice ma io vedo qua dice che ho fatto due maschi e una femmina guardi dico che probabilmente si sbaglia <ride> erano due femmine e un maschio ah dice no, no, non ti preoccupare dice difatti il giorno dopo arrivo e stava armeggiando lì con lo, con lo scalpellino e mi dice hai visto dice, che adesso le femmine sono due e, infatti, la bambina a sinistra, che è la più grandina, diciamo, inizialmente era un maschietto. Non sono mai mancate le disponibilità di manodopera gratuita e la generosità della comunità. Il 15 aprile 1972 Monsignor Antonio Mistrorigo consacrava la nuova chiesa dedicata a San Pio X e alla Madonna Regina. Restavano però molte opere a completamento della chiesa, prima fra tutte il pavimento in marmo. Il resto delle opere sarà completato con Don Luigi Pasinato, il controsoffitto, le bussole delle porte d'ingresso laterali, i confessionali, i nuovi banchi, la cappellina per le messe feriali e il grande affresco del cattino dell'abside, opera del maestro Claudio Borsato, con le nicchie laterali. Nell'ottobre del 1992 si inaugurava l'opera d'arte del pittore, dell'artista, maestro Claudio Borsato e dei suoi collaboratori, 220 metri quadrati di dipinto che coprono tutto l'abside della chiesa di eh, San Pio X a Mastanzago. Quest'opera si incentra, è una, medita una meditazione fondamentalmente incentrata sulla passione di Cristo e eh, voluta dall'allora parroco Don Luigi Pasinato. Ed ecco qui che eh, la prima scena è Cristo incoronato di spine, è circondato dagli aguzzini e dalle persone eh, della peggior eh, specie che si possa incontrare in realtà in questo mondo, anche in questo mondo di oggi contemporaneo come nell'antichità, in questa rievocazione che eh, fu creata dal maestro Borsato. L'altra scena ovviamente fondamentale per la meditazione eh, del credente è la Crocifissione. Crocifissione il Cristo il crocifisso là in alto che eh, ripete anche eh, lo stile del maestro Nigoni, di cui era allievo lo stesso Borsato. Sopra Cristo un cielo si apre ed è il simbolo della sua resurrezione che viene poi ripresa ovviamente a parte in un sepolcro lasciato così aperto con una guardia addormentata vicino al sepolcro l'angelo l'angelo che eh, ha accanto a sé un bambino vediamo anche elementi che ci parlano appunto della vita di quegli anni come ad esempio eh, un signore eh, che ricordiamo ancora oggi Dante che morì in quel periodo lavorando eh, su questa chiesa e poi vediamo anche apparire ovviamente il santo titolare di questa chiesa, San Pio X. Ecco, la cosa fondamentale che eh, siamo invitati a fare guardando questo dipinto è appunto meditare sulla nostra esperienza terrena sul sacrificio di Cristo e su questo grande vuoto che si vede al centro, che è quella valle di lacrime, dove ogni eh, cristiano, ma ogni persona del mondo, rischia di sprofondare se non si aggrappa alle verità che sono insite nella figura eh, di Cristo risorto. Nella cappellina è conservato tuttora il primo bozzetto per la realizzazione dell'affresco. A seguire, dopo questo lavoro, quasi subitamente furono commissionate le tele per eh, le cappelline laterali ed ecco che eh, abbiamo, vediamo comparire, da questa parte e, e anche nell'altra cappellina, i quattro evangelisti e, e due grandi teleri. Ed è eh, la storia di Cristo e della Samaritana al Pozzo. Dietro, come a sugellare che il messaggio è rivolto ai paesani di Massanzago, eh, nonché a tutta eh, la popolazione, c'è la chiesa di San Pio X. E invece, sopra, in gloria abbiamo di nuovo San Pio X insieme a un Sant'Alessandro, permettetemelo un po' improbabile, anacronistico in quanto eh, santo martire romano, però qui in effigie eh, di guerriero medievale. La Samaritana al pozzo rappresenta sia il tema del perdono, chiaramente, ma anche della rinascita e il fatto che questo questa tematica sia narrata su questo dipinto, su questa tela, eh, è, è un atto preparatorio per la posizione del fonte battesimale appunto eh, in quella cappellina. Nell'altro grande telero vediamo invece comparire la beata vergine annunciata con un angelo eh, che eh, con un movimento eh, vorticoso, scende con un giglio in mano ad annunciare alla Vergine che concepirà il Messia. Accanto alla Vergine annunciata vediamo una pianta, una pianta in parte risecchita e in parte eh, che sta fiorendo ed è il segno, è l'albero di Esse, il segno ed il passaggio con l'avvento del Messia dal Vecchio al Nuovo Testamento e una vera e propria rinascita della cristianità proprio con l'arrivo di Gesù. Altre due tele donate da due compaesani di Massanzago raffigurano una il battesimo di Cristo nel Giordano e nell'altra la eh, vocazione e la santità del, di chi appunto ha accolto il Messaggio di Cristo nell'epoca contemporanea. Vediamo quindi eh, apparire di fronte a noi una teoria di santi contemporanei, da Madre Teresa di Calcutta, sino a molti altri, tutti accompagnati ovviamente da un Cristo trionfante che eh, marcia insieme a loro verso di noi. In quegli anni si aggiunsero altre opere utili per le attività pastorali. In primis la nuova canonica e poi con Don Giampaolo Bano l'ultimazione del restauro della scuola materna, l'acquisizione delle ex scuole elementari da adibire a oratorio e i campetti sportivi e in chiesa lambone. Con il passare del tempo si è manifestato all'interno della chiesa il problema delle muffe dovute a infiltrazioni d'acqua. Così il parroco Don Germino Zamprogna con il consiglio pastorale Decideva per una soluzione risolutiva, il cappotto esterno della chiesa. Ormai completata la chiesa, anche la piazza antistate reclamava una sistemazione e la soluzione è stata trovata in accordo con l'amministrazione comunale. La storia della piazza di Massanzago, attorno alla chiesa di San Pio X, è una storia di, di pietre, di uomini e di una comunità. E parte dal, da quando è stata costruita la chiesa, attorno è stata fatta una piazza ancora in ghiaia, instabilizzato, pressato, con delle aiole in cemento. Successivamente, attorno al 1994, l'allora parroco Don Luigi Pasinato propone all'amministrazione comunale di sistemare la piazza in modo decoroso e usufruibile anche per le cerimonie religiose, in modo dignitoso. Eh, L'allora sindaco eh, Riccardo Dottor Riccardo Caccin ehm, predispone un atto, una convenzione di utilizzo pubblico, per cui la piazza non, è più, non sarà più utilizzabile solo dalla parrocchia ma da tutti, da tutta la comunità. Successivamente viene fatto un progetto che allora costava oltre 760 milioni, che è stato poi rivisto dall'amministrazione eh, Scattolin nel 95 96 e si è dato avvio ai lavori. Un primo stralcio è stato realizzato nel 96, la zona dei parcheggi in adiacenza alla, alla mura della Villa Magro. Nel 98 poi si è dato seguito a un secondo stralcio che è il sagrato attuale a sud della chiesa, che ha il disegno della Tria, quel gioco di comunità per cui è stato anche utilizzato successivamente durante le manifestazioni della Sagra del Melone o della eh, sagra del fumo eh, e quindi è, una, è uno spazio che la comunità, di cui la comunità gode è eh, uno spazio pedonale e utilizzabile anche per accesso alla chiesa per le cerimonie religiose importanti l'ultimo stralcio della piazza è stato realizzato nel 2011 un disegno proposto dall'allora parroco eh, Don Giampaolo Bano e mh, dal sindaco Alfio Gallo è stato ripreso poi dall'amministrazione di Francesco Olivi e è stato realizzato nel 2011 appunto a completare l'assieme. E dopo vari rinvii, ora è la volta del battistero, organo e campane, le voci delle celebrazioni, però, erano stonate. Così nel 2016 il nuovo organo a canne che andava a sostituire il vecchio organo elettronico e la scorsa primavera il restauro delle quattro campane benedette dal vescovo monsignor Michele Tommasi voci per dare gloria a Dio e aprire il cuore dei fedeli.